se c'è qualche domanda la fate, altrimenti lascio 5 minuti al relatore per eventuali ulteriori indicazioni che ci vogliono dare. Quindi se ci sono domande parlate ora, o se no io passo la parola di nuovo ai relatori. Oramai più. Esatto, allora mi sembra che siate più interessati a sentire piccole ulteriori precisazioni. Io ripartirei dal primo relatore e andrei in ordine. Vi pregherei davvero 5 minuti, anche perché la professoressa Poce deve partire. No, sì. Ma brevissimo, un piccolo riferimento. Torno al nostro mondo universitario perché mi pare che sia un elemento importante, e quindi alla difficoltà. Abbiamo sentito tutto un percorso di progettazione per competenze condiviso, perché è quello che ci diceva prima Guglielmo, è un percorso assolutamente, da un punto di vista pedagogico, didattico, tecnologico, funzionale, utilissimo. Dovremo imparare tutti a fare questo. Il problema che io pongo è il problema di come noi costruiamo la nostra didattica in università, perché progettare per competenze vuol dire modificare profondamente la didattica, e modificare la didattica vuol dire modificare l'organizzazione con cui noi facciamo oggi i nostri percorsi di laurea. Guardate che non è semplice. Io ho fatto il preside per tanti anni, direttore del dipartimento, preside di facoltà. Eravamo nel momento del passaggio a tutto questo. La grande difficoltà, o avevamo fatto esperienze precedenti, altrimenti era un problema molto complesso. Se io continuo a dire, se vogliamo continuare a parlare di competenze, compiutamente di competenze, allora io credo che l'aula è un fatto importante, determinante, ma i nostri tempi di aula sono esagerati rispetto a ciò che facciamo fare all'interno dell'aula. Intendo dire che se io non faccio laboratori, non faccio esercitazioni, non faccio simulazioni, non faccio analisi di caso, non faccio lavori di gruppo, non faccio visite sul campo, non faccio interventi di testimoni privilegiati da portare, esterni da portare all'interno, non faccio project work, non faccio stage e tirocini, se io la didattica non la integro in questo modo con l'aula, ma allora i tempi e i modi con cui noi lavoriamo con gli studenti significa per loro leggere libri e per noi valutare se li hanno imparati. Io credo che questo è uno snodo importantissimo sulla didattica universitaria. È vero, abbiamo previsto i tirocini, benissimo, ma non è solo un problema di tirocini, è un problema di organizzazione. Faccio un esempio, lo diceva prima, ci sono alcuni insegnamenti, Fantini, sono alcuni insegnamenti che sono più portati a dare cose disciplinari e altri più portati a tutte le competenze di natura trasversale. C'è una tecnica. I 4 docenti programmano assieme, 3 di un tipo e 2 di un altro. Noi per poter modificare abbiamo dovuto fare unità didattiche comuni fra docenti, finalizzate ad alcuni tipi di competenze piuttosto che ad altri tipi di competenze. Il che vuol dire che fanno la didattica assieme, anche se a volte sono da soli, che fanno gli esami assieme, anche se fanno una parte autonoma all'interno. Ma devi avere il consenso dei docenti. Noi siamo riusciti a farlo solo nei corsi magistrali, dove nei corsi magistrali è più vicino alla professionalità. E quindi questa operazione è fattibile e possibile. Allora sì che veramente io posso dire ho costruito competenze di cui il cui loro sviluppo arriverà durante il percorso, ma hanno lavorato insieme, si sono situati in una condizione di apprendimento che è uguale alla condizione di lavoro, e questa è una parte difficile da modificare, ma poi Fantini potrà dirlo nel contesto universitario e in diverse facoltà, dove ci sono facoltà, oggi dipartimenti diversi, dipartimenti molte volte non così omogenei come avveniva prima, e quindi con problematiche anche complesse da questo punto di vista, nelle scienze umane e sociali poi è il massimo, dove dobbiamo stare assieme con competenze molto diverse.
Scusate, era l'unica, l'altra cosa che devo dire. Grazie, mi scuso, mille, ma sei stato anche perfettamente un taxi nei tempi, e un treno. Sei stato anche perfettamente nei tempi, soltanto ricordatevi di stare vicino al microfono, perché altrimenti non si sente bene.